Val Sennales, 9 novembre 2011. Siamo in compagnia di Helmut Sartori, direttore della Schnellstahl Gletscherbahn, e a lui chiediamo un parere, una sua visione di questo nuovo inverno che si sta avvicinando dal punto di osservazione privilegiato che è la Val Sennales. Sì, noi siamo l'unica stazione in Alto Adige che è aperta tutto l'anno, perciò da noi si scia anche in estate e anche in inverno. Finora la stagione è andata abbastanza bene, soprattutto anche l'estate, dopo anche l'ottobre, settembre è un po' difficile, però io penso che questo inverno abbiamo sicuramente una bella stagione. Io penso soprattutto da Natale in poi abbiamo delle belle cifre e riusciamo a lavorare anche molto molto bene. A proposito di queste cifre, chi è il pubblico che viene in Val Sennales durante l'inverno? Dipende un po' sempre dalla stagione. Durante l'inverno lavoriamo soprattutto con gente estera e dopo a marzo, aprile anche con italiani. E se dovessimo pensare a quali sono i punti di pregio, i valori aggiunti della Val Sennales, per lei quali sono? Ma noi abbiamo un ghiacciaio, perciò siamo l'unica stagione in Alto Adige e anche in Italia dove si scia anche tutto l'anno, soprattutto anche in estate e anche in inverno, anche in autunno e anche in primavera. Perciò già quello è molto importante. Da noi gli impianti iniziano a 2000 metri, perciò arriviamo su a 3200, anche quello sicuramente per il futuro è molto molto importante. A livello di ospitalità, quanti posti letto ha questa valle? E quanta capacità ha questa funivia e gli impianti in generale? Allora, la valle ha in circa 2300 posti letti, tutti gli impianti, non solo la funivia, ha una capacità di 15.000 persone all'ora in circa. E gli impianti in funzione durante l'inverno quali sono, quanti sono? Allora, tutto in tutto sono 12 impianti in inverno, adesso in autunno sono in funzione 6 impianti e in inverno dopo i 12. Per un totale di quanti chilometri di piste? Tutto in tutto 35. L'innevamento artificiale è presente sicuramente qui in zona Masocorto, in che misura? Ma qua a Valle riusciamo a sparare dappertutto, abbiamo ancora due impianti dove non riusciamo a sparare, se no è tutto coperto. Tornando al pubblico che frequenta la Val Sennales, più sciatori, più snowboarder, si può fare una percentuale? Anche quello dipende sempre dalla stagione, in estate siamo in circa al 30-70 e dopo in inverno sono sicuramente più sciatori che snowboardisti. Signor Sartori, ci può illustrare quali sono gli highlight della stagione, gli eventi più importanti di questa stagione? Allora, il prossimo grande evento è l'opening per il Telemark, quello già da anni lo facciamo e quest'anno lo rifacciamo l'ultimo fine settimana di novembre e lì partecipano un sacco di persone, normalmente erano 600-800 di persone che praticano su il Telemark.